Il 22 settembre Facebook potrebbe lanciare una nuova piattaforma che le consente di sviluppare, cioè di mandare in streaming la musica di quelli famosi e quelli meno famosi, dei cantanti e dei gruppi famosi e meno, meno male per quelli meno perché mi interessa tantissimo perché io, come voi sapete, gestisco dei portali che fanno distribuzione, promozione, produzione per musicisti emergenti e indipendenti. Quindi, su Facebook si potrà ascoltare la musica senza dover necessariamente inserire, embeddare un video di YouTube e il 22 settembre potrebbe esserci una conferenza della Facebook Conference il 22 settembre e sembra che con Spotify, un servizio molto, molto potente di streaming e downloading musicale, che mi sembra in Italia ancora non ci sia. E quindi ecco che dopo Google Music, che ancora in Italia non c'è, ma lanciata in America qualche mese fa, e dopo altri tentativi da parte della Nokia, anche Facebook ci prova ad intaccare, cercare di intaccare il monopolio della musica online che è in mano a chi? Vediamo che lo sai, ad iTunes dell'Apple, che copre il 95% del mercato delle vendite online e mi sembra circa il 50% globale di tutta la musica venduta nel mondo. Quindi tra poco Facebook ci prova. Qui ci prova, sì, perché bisogna dire sempre ci si prova su queste cose, perché comunque non si sa mai se una cosa va o non va, al di là se è Google, Facebook o chiunque esso sia. Si entra sempre, diciamo, le aziende famose, le aziende importanti che hanno, no, il controllo di web, del web, che sono Amazon, Apple, Google e Facebook, si contendono i vari settori, no? Ognuno cerca di strappare un pezzo dall'altro, così non so, Facebook ha il monopolio dei social network, e Google ha il monopolio delle ricerche, delle pubblicità, e quindi questa è la cosa. Andate a vedere Facebook, Spotify, streaming musicale su Facebook.